moglie, c'è la collettiva che è il prodotto della televisione, tutti insieme, non c'è una persona in particolare, e la collettiva che è quella dell'internet, dentro di che la gente sono connessi con il loro nome, la loro posizione, il loro telefono. Non è che un mondo anonimo. Di più, l'intelligenza collettiva dei mass media si gestisce come il modo dei mass media nel passato, però l'intelligenza connettiva è soggetta a un'infinità di variazioni, di configurazioni, di grammatica. Possiamo dire che un forum, che Skype, che Twitter, che Facebook, che LinkedIn, che Orkut, tutti questi sono grammatiche diverse, organizzano la gente diversamente. Questo è l'intelligenza connettiva. Ma come diceva Paolo Fabbri, brillante docente italiano, i media creano una focalizzazione che tira dal nostro essere le nostre specializzazioni. Allora, che fare? Investigare come funziona l'intelligenza nel caso della nuova dimensione elettronica del linguaggio, elettrica infatti, che crea una condizione anche di sapere totalmente diversa. Oggi perché siamo tutti bambini di questo matrimonio del linguaggio e dell'elettricità. Matrimonio più mitico di tutti, perché è il massimo della velocità, quello della luce, moltiplicato con il massimo della complessità, quello del linguaggio. L'era digitale, la nostra, di cui si parla oggi, è la seconda fase dell'elettricità. Perché la seconda? Perché la prima era analogica, muscolare, porta calore, luce, energia, amplificava e trasportava il segnale, non dava telefono, radio, televisione, vuol dire linguaggio ampliato. Quella, la fase seconda, digitale, è una fase cognitiva. Veramente elettricità che si torna cognitiva, da un'estensione del muscolo e l'estensione del pensiero e del sistema nervoso. Informazione, conoscenza, tutti quanti, ricostruzione, questo è importante, ricostruzione istantanea del segnale. Perché è importante? Perché il mondo della scrittura e il mondo dell'elettricità analogica portava un segnale già fatto, ma sul schermo, come dentro la testa, il segnale, il contenuto, l'immagine si crea sul momento, alla domanda. E questa è una delle condizioni dell'elettricità sul mondo digitale. Adesso siamo al misto della terza fase, o una fase e metà più o meno, che è il punto di take-off, la fase, la rivoluzione del wireless, che è un'estensione di più, va ancora di più che l'elettricità analogica o digitale. Tendenze della condizione elettrica, integrazione, le cose come il corpo integrato, tutti i modelli, motori, strutture che hanno elettricità hanno tendenze di cofunzionare, di integrarsi, che è una condizione. Convergenza dei media su di stessi, decentralizzazione delle operazioni, sono tutte le tendenze che vengono specificamente, non esclusivamente, ma specificamente con l'elettricità. La connettività è una dentro la natura dell'elettricità, il senso dell'immediatezza della risposta alla domanda, l'istantaneità.
la condizione intertestuale è che noi studenti, i collaboratori dell'impresa, sono in connessione come quasi ciascuno un nodo di un intertesto più largo. E questa pista è da seguire. Allora, io ho pensato a questo concetto di intelligenza connettiva, infatti devo dire che la do in parte a Pierre Lévy, pensando a che succede dopo l'alfabeto e la privatizzazione dell'intelligenza o della coscienza. Una condizione mentale supportata e riselata dalla rete, riselata, connettiva per me, non collettiva, perché per me l'obbligazione di pensare all'individuo e all'eritaggio del Rinascimento e a questa cosa che siamo tutti ancora lettori, siamo ancora lettori, abbiamo ancora un senso della identità privata, abbiamo ancora un nome, abbiamo ancora un'identità che è diversa di tutti gli altri, è importante di mantenere, io penso, questa identità e la conoscenza di questa identità dentro la nuova connessione. Vuol dire identità in più della collettività dell'intelligenza. Intersoggettiva, idea che tiro di Francesco Varela, nel senso che l'intelligenza e la coscienza emerge, è incorporata e è cosa che si trova tra i soggetti e non solo dentro il soggetto, incorporata e emergente. C'è un gruppo americano che ha creato questo concetto molto simile, molto vicino, che si chiama la cognizione distribuita, e Hutchins and Holland la definizione qua, anziché considerare la cognizione come un fenomeno isolato che si produce all'interno della testa, bisognerebbe vederla come un fenomeno distribuito che supera i limiti della singola persona per comprendere il suo ambiente, i suoi strumenti, le sue interazioni sociali e la sua vita. La connessione immediata degli strumenti, e questo assolutamente è vero, tutti gli strumenti fanno un impatto sul linguaggio e quel linguaggio crea la condizione interna da che facciamo la mente. Il rapporto macchina-linguaggio-mente è un rapporto determinante, non determinista, ma determinante. La mediazione di strumenti evidenzia come la connessione dipenda da artifici culturali e la connessione è un affare sociale che implica variazioni e sfumature anche minime nella comunicazione, l'apprendimento e le relazioni interpersonali. I reti sono separati e sono tra di loro, come quello per esempio, come si chiama, BBS, l'antico bulletin board, era fatto su questo modo. Anche allora poco a poco si crea un centro che porta insieme tutti i reti individuati, dopodiché i gruppi di centri si mettono insieme e finalmente abbiamo una cosa che prende alcune diverse configurazioni che sarebbe il network i gruppi di network dal centri che vanno sempre più lontano. Il blog è una grande psicotecnologia e, come detto, il terzo punto di maturazione. È un diario il blog, come quello del scrittore, del ragazzo della scuola che scrive la sua storia per controllare il linguaggio e per definire il suo destino. La scrittura del diario è il modo di ciascuno di noi di sviluppare la nostra identità. Allora è molto segreta, è molto guardata. E il blog è inverso. Pubblicare il mio segreto, pubblicare la mia coscienza. No, infatti no, è molto scelta anche la conoscenza pubblicata sul blog, ma anche è un pubblicazione non della mia coscienza, ma del mio indice di interessi connesso alla rete della gente che si interessano al mio indice di interessi.
Allora, ci sono adesso mappe, e così si sviluppa l'intelligenza connettiva, creando un tipo di cose come network map dei bloganti di una regione o di un gruppo di interesse specifico. Questi sono i nodi principali del gruppo di Ross Mayfield. Il suo nome si trova al centro, il nome di altre persone che hanno il blog sono vicino, ed ha una cosa del genere, che è una mappa bellissima, infatti, della gente che fanno blog e chi sono tra di loro quelli che hanno responsabilità di fare più di monitoraggio per dare più di interesse e di vivacità al blog. Perché mostro quello? Perché io trovo in questa immagine la cosa che volevo esattamente dire per intelligenza connettiva, il senso che la mia presenza, il mio nome, la mia identità non è eliminata dal gruppo, però il gruppo neanche non è eliminato dalla mia presenza. Valori delle mappe relazionali per l'impresa, meno forse per la scuola, ma ancora che ci sa. Ma chi è la leadership nella comunità? Si vede con le mappe relazionali. Quali sono le comunità di interesse? Chi sono gli esperti della zona? Chi sono gli information brokers? Information brokers nell'impresa è la persona o le persone che invece di tirare le informazioni, guardarle per sé, la ridistribuisce e dà, è una persona che sa come un transistore, veramente funziona come un transistore dell'impresa, del gruppo, e dà l'informazione. Allora questi, quando sei capo d'industria, questi sono da seguire e da conoscere e da sopportare, perché sono loro che fanno vivere l'informazione dentro l'impresa. Sondaggi di Ryerson. Ryerson è un collegio, università a Toronto, che ha mandato a 400 imprenditori un sondaggio per sapere che sarebbe i criteri più importanti per prendere un candidato a un lavoro dentro l'impresa. 75 criteri. Il dominante? Teamwork. Questo è stupendo, perché teamwork è la cosa che non insegniamo nella scuola. Insegniamo nella scuola la competizione, la divisione, invece di sopportare questa cosa fondamentale il nuovo modello pedagogico, che si risume in una frase: moltiplicare la mente con la mente. Moltiplicare le risorse dentro la classe, invece di separar loro sempre su un modo totalmente superato della pedagogia classica. Number one, teamwork. 469 punti su 500. E il secondo? Come presentarsi. Praticamente a 100 punti di variazione dopo. Il terzo, come fare un piano di lavoro che si capisce per l'impresa. E dopodiché il 10, l'esperienza della rete e tutti quanti. Solo per dire che noi non insegniamo nella scuola la cosa principale da conoscere per i studenti, come lavorare insieme. Loro, questi imprenditori, hanno risposto che generalmente la prima cosa che loro devono insegnare ai nuovi candidati è di come veramente rispettare e lavorare con gli altri.